Ci qua al punto, al punto qui a Telefriuli, buon pranzo a voi che siete a casa. Ospite oggi è il Presidente del Consiglio regionale Pier Mauso Zanin. Benvenuto Presidente. Buongiorno, buongiorno. Ecco molti impegni ha, ma qui. ha trovato un quarto d'ora per noi. Bene, eh, la prima domanda che le faccio è il caso Regeni. È un caso che in qualche modo ha spaccato l'opinione pubblica e forse magari il Consiglio regionale potrebbe mettere una pezza. Cosa dice lei? Ma, eh, sicuramente ehm, eh, come le motivazioni date dal Presidente Federica, sono motivazioni tutto sommato condivisibili, nel senso che lui dice che eh, il caso Regeni è un caso che deve affrontato nelle, nei posti deputati, quindi lui rilancia oggi addirittura una commissione d'inchiesta, più che da un punto di vista solo simbolico come gli striscioni, ricordando che poi ci sono altri casi. Eh, ma su questo devo dire che eh, anche il Consiglio regionale ha posto una, una, una problematica alla, alla Presidenza eh, di eh, eventualmente recuperare in qualche modo la simbologia che ricordi il caso Regeni e su questo mi sono riservato di fare le valutazioni del caso a mente fredda eh, per evitare le strumentalizzazioni perché il problema reale poi è la sorte di questo ragazzo che era un'eccellenza della nostra regione e che è stato mandato in un paese ostile e sulle quali bisogna ancora chiarire molte cose, a cominciare dal comportamento dell'Egitto, ma principalmente dico dall'Università di Cambridge che l'ha mandato e che non è stata mai, secondo me, appositamente puntualmente indagata eh, sui rapporti che aveva appunto l'Università di Cambridge con l'Egitto stesso. Quindi un problema serio che va affrontato, sul quale, secondo me, va estrapolato da tutte le polemiche ecco, che fanno male, prima di tutto, proprio a Giulio Regeni. Va ah, bene, boh, quindi diciamo, lasciamo calare un le polvere poi lei ci verificando, Beh, questa è una buona notizia. Ecco, invece qualcuno... Aveva malignato sulla riforma sanitaria, no? ma leva una stressione perché la riforma sanitaria per creare un alone di, di oblio su questa riforma. Mm. Ma mh, come giudica lei? Lei che è stato anche sindaco, quindi conosce anche gli attori? che stanno lottando nei vari comitati la situazione? Ah, io dico che il risultato finale è stato un risultato positivo, forse con ecco, la metodologia è stata un po' accelerata, non, ho, non abbiamo avuto il tempo di comunicarla a tutti i portatori di interessi, ma questo è dovuto al fatto che eh, si stava creando un problema di sicurezza all'ospedale di La Tisana e quindi andava assunta una decisione visto che la giunta precedente non l'aveva chiuso ma il punto nascere l'aveva solo sospeso e quindi oggi mh, era insostenibile quella situazione. Io credo che la soluzione sia stata un buon compromesso eh. perché riaprendo il punto nascita di Latisana di fatto si dà un servizio a un territorio che era molto periferico e che può avere anche una capacità di attrazione nei confronti del vicino Veneto, eh. e, mentre il potenziamento dell'ospedale di Palmanova è una cosa molto interessante perché l'ospedale di Palmanova diventerà l'ospedale degli interventi programmatici, programmatici, cioè tutti quelli che saranno da sottrarre agli Penso penso Udine, penso ad altri ospedali e che penso all'ortopedia penso alla mammaria, penso all'oculistica penso a tutta una serie di interventi che oggi molti nostri concittadini vanno a fare fuori regione con un costo doppio per le casse regionali perché bisogna pagare la sanità veneta e il mancato incasso per la nostra e quindi credo che questa diciamo, opzione di sviluppo per l'ospedale di Palmanova sia la cosa più interessante che è uscita da questo inizio di piano attuativo della riforma. E, è accompagnata pensato interessi di comunità che possono collaborare insieme e debbono essere complementari. Quindi se il metodo è stato un po' accelerato, non c'è stato il tempo, credo che poi il punto di caduta come sempre succede da parte di questa maggioranza sia stato positivo. Ecco, quindi il tempo ci dirà se eh certo, anche perché adesso avendo riaperto la tisana, adesso la tisana dovrà essere attrattivo e aumentare le nascite per essere poi mantenuto. Perché abbiamo, sappiamo che il limite sono 1000, c'è una deroga a 500 parti all'anno, eh, quindi bisogna comunque stare all'interno di, di queste opzioni. Sì, già parlare parla di nascita è una braccia. Sì, no? Infatti, quindi. perché poi il problema reale di questa polemica, io l'ho detto. E anche a più riprese, il problema dell'inverno dell lo chiamo io demografico della nostra regione. Cioè bisogna fare politiche non solo che garantiscano la nascita ma che favoriscano la nascita. e Quindi che le nostre le famiglie giovani abbiano la speranza in un futuro e attraverso anche il lavoro possono immaginare di mettere al mondo figli, perché altrimenti prima o poi li chiuderemo tutti i punti nascita se non nascono così, bambini. In un bilancio amministrativo così del Consiglio delle leggi, no? A che punto siamo con il riordino della nostra regione? con queste... Province speciali di eh, che parlava il Presidente Federica. Per adesso siamo ancora in una fase, diciamo, di, eh, dire, ci stiamo annusando tutti, cioè non c'è ancora una proposta organica. E un lavoro del primo anno è stato fatto nel mettere in sicurezza le UTI che non avevano funzionato, che avevano creato grandi problemi, che avevano creato delle discriminazioni tra comuni dentro le UTI e comuni fuori UTI in termini di risorse, e quindi è stata fatta una, una, una produzione legislativa che ha messo i comuni tutti sullo stesso livello e quindi ha depotenziato un po' questa riforma che era stata voluta da Panontin adesso sul futuro eh, ci sono alcune linee su cui si sta lavorando il primo è che eh, bisogna immaginare un depotenziamento della regione io non credo che la regione debba fare tutto come fa adesso debba occuparsi delle leggi debba occuparsi della programmazione dell'economia, dello sviluppo, del lavoro ma probabilmente non deve occuparsi del contributo alla prologo alla sportiva o all'associazione culturale queste sono cose che possono essere fatte a livello di enti locali e quindi uno dimagrimento della regione una individuazione un ente di area vasta necessario che debba fare le cose che prima faceva la provincia, ambiente, scuole, strade e queste sono le funzioni che lascerà la regione. E poi una, favorire l'associazionismo la, la, tra comuni, cioè i comuni in base alle funzioni che vogliono mettere in comune, non su eh, recinti stretti come non le UTI, ma su una eh, diciamo, associazione che può eh, diciamo, essere decisa dallo stesso comune su base volontaria: con due comuni, con tre comuni. Su una cosa la facciamo a cinque, una cosa a due, cioè dipende poi dalla funzione che andiamo a trattare per dare responsabilità. Tutto si tiene, però, si sicuramente, eh, con un'iniziativa una su quale stiamo anche incazzando. L'assessore Callari e la Giunta, bisogna riportare risorse e personale nei comuni perché se i comuni non hanno personale inutile. Stanno soffrendo. Sì. Stanno soffrendo era una politica del passato che voleva appunto eh, fa, fargli dimagrire, mettergli alla fame fino a fargli entrare nelle UTI che avrebbero sostituito di fatto i comuni, quindi c'era una politica coerente con quell'obiettivo. Oggi noi, che l'obiettivo è diverso, dobbiamo partire dalle comunità locali, dobbiamo operare, però creare le condizioni di personale e risorse perché i comuni funzionino. Quindi ci vuole una politica di assunzione nei confronti fronti dei comuni straordinaria al quale credo che l'assessore Callari e la Giunta dovranno mettere mani o sta mettendo mani in questi, in questi giorni. Ecco senta Presidente, ehm, in un bilancio politico, perché lei è anche un leader politico, eh, anche se eh, qualche volta qualcuno dice che lei è troppo di parte, ma in questa funzione di super partes comunque una posizione qualche volta la deve anche prendere. In un bilancio politico generale di maggioranza. Eh, Forza Italia, come si sente in questo momento? È eh, un periodo anche di organizzazione, di riorganizzazione, mi pare. Ma, no? eh, diciamo che eh, il partito di Forza Italia eh, è uscito fortemente ridimensionato dalle elezioni europee. Mm. E credo che questo sia dovuto al fatto che abbiamo perso un, un po' di voto di opinione, cioè la politica di Forza Italia rispetto ad altri partiti, penso la Lega 5 Stelle, ma la stessa Fratelli d'Italia si è un po' annacquata, non si capiva bene che posizione avevamo sull'Europa, eh, sul lavoro, sui migranti e quindi la gente, il voto di opinione che invece guarda molto eh, alle posizioni eh, politiche, ci ha abbandonato. Devo dire che però di contempo lo stesso giorno si è votato alle amministrative e in questa regione eh, sindaci che facevano riferimento... Al centro moderato, a Forza Italia, eccetera, hanno ottenuto straordinari risultati anche andando da soli contro sì, sì, altri partiti del centro destra. Quindi, secondo me, bisogna ripartire eh, con un aggancio nazionale. Sicuramente, qualsiasi iniziativa deve avere una, un aggancio nazionale, vedo che il Presidente Berlusconi ha evitato la frattura di Forza Italia recuperando Totti e Carfagna. È un'operazione, una mossa giusta, secondo me, però ecco, bisogna che a questa organizzazione vengano date gambe, idee, menti, proposte politiche. E dal nostro punto di vista, dobbiamo, secondo me, io vedo un partito fortemente regionalizzato, quindi una Forza Italia che ha l'aggancio nazionale, ma deve essere inclusivo, recuperare tutte quelle energie che nel tempo ci hanno abbandonato, e a cominciare dagli amministratori e dai portatori di interessi, e sulle quali costruire ecco, un contenitore. Io Penso in questa prima fase anche a un'associazione che possa essere prepolitica per formare anche i ragazzi, gli amministratori alla politica. che Si collochi nel centro moderato. Ecco, io credo che c'è bisogno di centro in questa regione, ma questo serva anche al centro destra, perché altrimenti si trasformerebbe in una destra-destra che non so se, eh, diciamo così, l'opinione pubblica di questa regione possa capire. Quindi, io credo l'aggancio nazionale bene, riparlare alla gente, parlare di programmi, organizzazione locale, parlare di autonomia. Nessuno parla più di autonomia, di federalismo, sparita da... dalla. Bravo, parlare di no? lavoro, parlare di speranza di futuro, parlare di identità. Io credo che dobbiamo anche recuperare un'identità. Di, valori, di quei valori della... cattolici liberali che nel passato hanno fatto grande questo paese di cui oggi sembra se ne propino altri, ma credo che noi siamo i titolati a poterne parlare. Ecco, Senta, da un periodo di competizione con il progetto FVG mi pare che si passa a, un polio, a una politica di collaborazione, si parla di un intergruppo consigliare, ma... non so se è vero, se sono delle butate, delle... ah, si, si è cosa visto, diceva? io credo che questa sia più una... Eh, diciamo così, una sollecitazione giornalistica. Ecco. Credo però... Che una suggestione. Una suggestione. Ecco, credo che però, ecco, visto che comunque eh, siamo all'interno dello stesso all'interno dello schieramento del centro-destra, siamo nella stessa area, quella del moderatismo, eh, voglio dire di quella dei valori che dicevo prima, che facevo riferimento al liberismo, al riformismo e al, al mondo cattolico. E io credo che una collaborazione sui progetti e sui programmi ci possa essere anche a livello di consiglio regionale, eh, perché è chiaro che a, nulla, a nessuno sfugge che ehm, avendo dei gruppi molto limitati nei confronti del gruppo. Il gruppo regionale della Lega che è molto nutrito e rischia che la percezione dell'opinione pubblica sia che questa sia una, un Consiglio regionale, una maggioranza a trazione eh, essenzialmente leghista. Questo non è vero perché poi si collabora molto bene con i colleghi della Lega, con tutti, però ecco questa è un po' l'impressione. Allora secondo me abbiamo la necessità, anche per rafforzare la politica del centro-destra, di uscire con le politiche proprie degli schieramenti che sono più moderate all'interno della coalizione. In questo credo una collaborazione su progetti, su programma, su politiche, su leggi con il gruppo Roger Fugg sia non solo necessaria. Ma credo anche che serva tutta la coalizione, quindi non bisogna avere paura del confronto. Io dico: se, ci sono, se uno ha benzina, idee ha gambe, le cose vanno avanti e non c'è la paura che uno egemonizzi l'altro o annetta l'altro, anche perché. Io credo che siamo tutte persone che ragionano la propria testa e di portare il cervello all'ammasso credo che nessuno abbia intenzione. D'altronde la politica è anche confronto, dialogo è, e quindi è giusto che sia così. Come giusto che mi pare che stanno nascendo nei comuni anche nuove leve di amministratori e questo può far ben sperare. No? Mi pare che voi avete avuto un bel risultato mm. in termini di primi sì, cittadini. Sì. Molto bene, devo dire a livello di provincia di Udine molto bene. Eh, sono alcune... Più di, più, alcune decine, devo dire, gli i sindaci, ma alcune, voglio dire, quasi centinaia di consiglieri comunali, assessori nelle giunte che insomma hanno, militano, hanno militato in Forza Italia o diciamo in partiti di quell'area in cui Forza Italia oggi eh, risiede. E quindi devo dire: tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta volontà amministrativa. Ecco, bisogna creare. Eh, un coordinamento se voglio bisogna creare a queste persone che devono necessariamente essere intenzionate e interessate alle proprie comunità ma che devono inserire le proprie politiche in un ragionamento più, più complessivo perché se rimangono vincolate solo alle proprie comuni rischia di essere un progetto che fine a se stesso invece credo che metterli insieme eh, sia con l'impegno che dobbiamo avere noi amministratori regionali per eh, dargli quel respiro che consenta loro poi di essere veramente il futuro della politica moderata di, di questa regione e credo anche di questo paese. Ho grande fiducia ducia, c'è grande energia, grande volontà, grande capacità e noi dobbiamo fare un po' ecco, i padri nobili per cercare di, come è stato fatto nel passato con noi, penso Biasuti penso Toros, penso i miei maestri ecco, penso che anche noi dobbiamo fare questo per favorire la nascita di questa nuova classe dirigente. Bene, concludiamo un con un po' di politica internazionale so che lei è stato in Etiopia recentemente tra parentesi, Correvoce è stato un colpo di stato, ho sviato, eccetera che clima ha trovato, soprattutto sulla cooperazione, cooperazione che la nostra regione dà? Boh, diciamo che è stata un'esperienza forte, pensiamo che lì il reddito è di un dollaro al giorno a famiglia quindi insomma questa è un po' la dimensione ma ho visto delle cooperazioni molto interessanti a parte della regione, insieme alla Caritas, insieme anche ad altri organismi, siamo nel campo dell'agricoltura è stata fatta una scuola professionale un centro informatico, è stato fatto un bellissimo progetto in un villaggio con 28 donne alle quali è stato insegnato a fare l'orto per far sì che non sia solo sussistenza ma ci sia un inizio anche di commercializzazione dei prodotti, c'è un problema del, con l'acqua, stanno creando anche delle, eh, dei serbatoi per far sì che questo orto poi possa anche produrre di più perché lì le condizioni ambientali sono importanti. Certamente è, una, è una, un paese che nell'ultimo ha vissuto periodi di grande, voglio dire, prima il periodo marxista, poi dopo il periodo diciamo così, autoritario dell'ex del presidente, nuovo presidente che da un anno è giovane, si pone per pace, ha fatto la pace con l'Eritrea, sta cercando di fare la pace con la Somalia, eh, si pone come un leader panafricano pan di quel territorio molto importante eh, c'era grande entusiasmo specialmente nel, nei portatori di interessi e in chi in qualche modo insieme a noi sta cooperando anche oltre ai progetti di agricoltura, anche sulla sanità, c'è un bellissimo ospedale sostenuto anche ecco, dalla regione, quindi insomma io ho lasciato un paese eh, in grande eh, prospettiva di sviluppo anche se parte veramente da condizioni molto molto basse, molto molto preoccupanti e ho sentito anch'io chiaro questo presidente sta muovendo un po' i centro di potere dico, e dico bisogna genere. stare attenti perché lì devo dire la democrazia è ancora proprio agli albori, albori albori, Un po insomma, molto sì. molto Bene, allora con queste notizie molto interessanti del presidente Zanin che ringrazio per la sua grazie partecipazione, naturalmente era invitato, e quindi è precettato, tra <ride> Quando mi chiami tu, Enzo, io. Perfetto. Vengo. Allora, buona visione con Telefriuli, buon pranzo ancora e grazie ancora Zanin. Grazie, grazie a voi, buona